Ciao a tutti, spero che vi sia piaciuta la prima lezione e benvenuti nella seconda. Oggi comincia la parte un po' più complessa, ovvero la grammatica. Andremo a vedere il verbo essere e le prime coniugazioni. Comunque, prima di cominciare, se vi piacciono queste lezioni vorrei invitarvi a iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, o ad iscrivervi a tutti i miei social network, Telegram e Twitter, in cui ogni giorno pubblicherò una parola nuova coreana in modo da aiutarvi. Mentre seguitemi su Instagram se siete più interessati a vedere cosa c'è da mangiare in Corea e cosa c'è da vedere in Corea. Dette queste formalità, cominciamo subito. Ah, scusate per il rumore di sottofondo, ma è il ventilatore perché fa davvero caldo. Allora, iniziamo subito col verbo essere. Ida è il verbo essere, ok? E viene attaccato dei nomi per farli diventare dei verbi. Per esempio, sono Anto. Anto imnida. Imnida è la forma coniugata del verbo ida, ok? Imnida. Comunque la coniugazione la vedremo successivamente. Quindi abbiamo detto che imnida è il verbo essere, viene attaccato a dei nomi per creare dei verbi. E imnida viene utilizzato per parlare formalmente con l'ascoltatore. Ovviamente stiamo parlando del tempo presente, ok? Mentre nun è un viene utilizzato per denotare l'argomento principale della nostra frase oppure il soggetto. Per esempio, io sono Anto, ok? Io sono Anto. Quindi, ciò che significa io. Nun Anto imnida. Ok? Ciò nun Anto imnida, che significa io sono Anto. Quando è che viene utilizzato nun e quando è che viene utilizzato un? Se la parola finisce con una vocale, viene utilizzato nun. Se invece finisce con una consonante, viene utilizzato un. Qui abbiamo una vocale o, quindi chonun, ok? Se invece il soggetto fosse stato soul, ad esempio, soul. Soul-run. 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 Quindi, ripetendo in breve, imnida è il verbo essere per parlare in maniera formale con il nostro ascoltatore, mentre nun è un, serve per delineare il soggetto, l'argomento principale della nostra frase. Andiamo a vedere subito un dialogo d'esempio. Per il dialogo vi consiglio di ascoltarlo due volte. La prima volta lo ascoltate solamente, mentre la seconda volta lo stoppate e lo ripetete frase per frase. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 안토입니다. 저는 선아입니다. 아, ok, ora vedremo il significato di ogni frase. Inizia subito con 안녕하십니까? 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 Vi ricordate questo suono? 안녕하십니까? Che significa ciao in maniera molto formale, quindi sarebbe più salve. In coreano non c'è soltanto la forma formale e non formale, come nell'italiano. C'è la forma non formale, formale, molto formale, molto molto formale, dipende un po' dalla persona con cui state parlando. Comunque queste cose le vedremo in seguito. Poi c'è ne, 안녕하십니까? Ne significa sì. Quindi, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오케이, 그럼 poi 안토입니다. 오케이? 안토입니다.
Quindi sono anto. Ok? Antonimità significa sono anto. Questa è la funzione del verbo essere e, come abbiamo detto prima, viene aggiunto ad un nome per farlo diventare un verbo. Quindi tutto questo diventa un verbo, antonimità, che significa sono anto. E Zanon risponde sonen sonimità. Ok? Ciò significa io. Ok? Poi vedremo nun cosa significa. Ciò significa io, quindi chonen sono in nida, che significa io sono sono. Ora vediamo qualche parola che è utile memorizzare e di cui dovete imparare la pronuncia ed il significato. Allora vediamo il significato di queste parole e la pronuncia. I, come la vocale, significa questo. Quindi I, questo. Jackson. Jackson significa scrivania. Jack significa libro da solo, mentre Jackson significa scrivania. Haxen. Haxen. Haxen significa studente. Haxen. Ai. Ai significa bambino. O bambino. Tal. Tal. Tal significa figlia. K significa quello. Sudo significa capitale. Saram significa persona. Pun significa persona. Quindi saram e pun significano entrambe persona. Hangu significa Corea. Pumonim significa genitori. Alda, ok? Quindi, come potete capire, un verbo, perché c'è il da all'infinito. Alda significa sapere, conosce. Ne significa sì. Ciò abbiamo visto che significa io, in maniera formale. Andiamo a scimmicca, abbiamo detto salve. Tonsen significa fratello, sorella. Chi è l'altezza. Kogi è la carne. Choa hada è un verbo, perché
finisce con da e significa piacere. Sen son. Sen son. Sen son. Significa pesce. Shiro hada. Shiro hada. Shiro hada. Shiro hada. Significa non piacere, come sempre un verbo. Toso guan. Toso guan. Significa biblioteca. Onze. 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 Significa quando. Cada. Cada. Altro verbo che significa andare. Co. 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 Abbiamo visto che il simbolo della S, se è usato come consonante finale, si pronuncia come se fosse una T, quindi deve essere leggermente pronunciato, quindi co. Co. Che significa luogo. Viene usato per indicare un luogo, per indicare il luogo. Tambe. Tambe. Sigarette. Mentre tambe più da, tambe più da, significa fumare. Quindi studiate tutte queste parole, il significato, e cercate di ripetere la pronuncia. Ok? Questo è il metodo giusto per imparare il coreano, nel senso imparare ogni volta parole nuove. Perché la grammatica di base non è complicatissima, ok? Ci sono delle regole che bisogna seguire, però non è complicatissima. Il segreto per imparare a parlare il coreano è imparare tantissime parole. Quindi ogni volta io vi darò delle parole da imparare e voi studiatevele. Ora vediamo degli esempi con qualcuna di queste parole. Allora, Seoul은 Seoul은 한국이 수도입니다. Seoul은 한국이 수도입니다. Cosa significa? Sappiamo Seoul è Seoul. Per noi italiani, ok, ma la pronuncia è Seoul, è la vera pronuncia. Come abbiamo visto nell'altro come abbiamo visto nell'altro episodio. Abbiamo visto che serve per identificare il soggetto oppure l'argomento principale della frase. Quindi in questo caso il soggetto sarà Seoul. Ok? Seoul은 한국이 한국. Abbiamo visto che significa Corea. Lui sarebbe come l'aggettivo sassone, cioè nel senso per identificare il proprietario. Però lo vedremo dopo, per adesso lasciate stare, lo vedremo successivamente nelle prossime lezioni. Seoul은 한국이 수도입니다. Sudo abbiamo visto che significa capitale. Imnida è il verbo essere. Ok, viene unito a delle parole per creare dei verbi. Quindi suddoimnida in questo caso è un verbo. Quindi Seoul è la capitale della Corea. Ok? Seoul은 한국이 수도입니다.
저는 이탈리아 사람입니다. 저는 이탈리아 사람입니다. 저는 이탈리아 사람입니다. 그러니까 sappiamo che ciò significa io. Nun serve per identificare il soggetto, l'argomento principale, quindi che sarà io. Italia significa facile, Italia. Sarà, abbiamo detto che significa persona. Quindi io e in nida abbiamo detto che il verbo essere, ok? Che va attaccata a una vocale, che va attaccata ad una parola per creare un verbo. Quindi sarà mimnita. Cioè in Italia sarà mimnita. Quindi significa io sono una persona italiana, ok? Io sono italiano. Quindi vedete, iniziate a capire un po' come si struttura una frase coreana, ok? Prima c'è il soggetto, poi c'è l'oggetto ed infine il verbo, ok? Cercate soltanto di capire un po' come è strutturata una frase coreana. Kubunen. 그분은 학생입니다. 그분은 학생입니다. 그분은 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 학생입니다. 그분은 학생입니다. Ok? Quindi 그 abbiamo detto che significa quel, quello, quella, quel, in questo caso quella. Bun, abbiamo detto persona. Abbiamo detto che serve per identificare il soggetto, l'argomento principale. In questo caso bun finisce con una consonante, quindi si utilizzerà Haksen. 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 Haksen significa studente. E poi verbo essere, quindi quella persona è uno studente. Comunque credo che per oggi sia tutto. Voi fatemi sapere se preferite queste lezioni un pochino più brevi o se magari volete due o tre capitoli insieme. Lasciatemi un commento e ditemi la vostra. E fatemi sapere anche se il numero di esempi è sufficiente. Quindi ci vediamo alla prossima lezione e passate una bella giornata. Annyeonghaseyo. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 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 네. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 나한테입니다. 저는 선아입니다.